Noi veniamo da decenni in cui anche a sinistra abbiamo interpretato le trasformazioni che si venivano realizzando nel corso della rivoluzione neoconservatrice e neoliberista come non sostanzialmente come non leggibili nel quadro teorico e nel sistema delle categorie che Marx ci aveva offerto ormai quasi due secoli fa. Quindi in cedere della crisi e ritorno a Marx sono due elementi che sono strettamente connessi. Da quella, diciamo, convinzione di un superamento del paradigma teorico di Marx, credo che nessuno di noi sia stato esente. Si è svolta a Roma, presso la Sala della Mercede di Palazzo Marini, la presentazione dell'ultimo libro di Paolo Ciofi, intitolato La bancarotta del capitale e la nuova società, nel laboratorio di Marx per uscire dalla crisi. Hanno partecipato, oltre all'autore, vari esponenti della sinistra italiana. Sono intervenuti, nel corso del dibattito, coordinato da Piero Di Siena, anche l'ex presidente della Camera Fausto Bertinotti ed il professor Mario Tronti. Professore, il libro di Paolo Ciofi si intitola La bancarotta del capitale. Si può dire che il capitalismo ha fallito? Beh, mi sembra una espressione un po' forte. Infatti adesso discuteremo questa definizione della bancarotta. Io credo che ci sia una grossa crisi, ma non credo che sia la crisi finale del capitalismo. Non è una crisi come quelle altre di semplice ristrutturazione, come sono in genere le crisi capitalistiche, è una crisi che ha una dimensione, un'intensità molto più forte delle altre, appunto qualcuno ha detto paragonabile a quella del 29-33, e quindi è un passaggio molto molto critico per il sistema capitalistico in generale. Credo che in qualche modo ne uscirà... probabilmente, forse ancora una volta a scapito delle classi lavoratrici, come si sta verificando anche qui da noi in questi giorni. Abbiamo assistito negli ultimi tempi a movimenti di protesta, mi viene da pensare ai giovani di Occupy Wall Street. Quali possono essere le possibili soluzioni? Possono venire anche dal basso? Le rivolte, diciamo, contro le soluzioni attuali della crisi ci sono diffuse, sono ancora molto molto marginali, secondo me non hanno ancora acquistato una forza, una potenza, diciamo, da protagonisti. Sono dei luoghi, anche dei settori della società che sentono il disagio, lo esprimono, ma siamo ancora al di qua di una forte carica di movimento che possa in qualche modo scuotere le pareti dell'attuale sistema politico-sociale. Siamo qui con Paolo Ciofi, autore del libro. Alla luce della sua opera, lei ritiene che il capitalismo abbia fallito? Io vedo una crisi del sistema capitalista, non la vedo soltanto io, ormai sono molti i critici del sistema, il quale in ragione delle sue contraddizioni interne non è più in grado di assicurare benessere alla maggioranza della popolazione del mondo e di tutelare e di conservare l'ambiente naturale. La crisi finanziaria è l'espressione di una crisi più profonda, di un sistema che, se si analizza in profondità, perde la sua spinta propulsiva e quindi pone il problema della costruzione di una società più avanzata, di tipo nuovo. Una rivalutazione del pensiero di Marx può venire in aiuto? Io penso di sì, perché Marx ci ha squadernato di fronte agli occhi le contraddizioni del capitale e ha messo in luce, diciamo così, il genoma del capitale, cioè questa contraddizione tra capitale e lavoro che il capitalismo cerca sempre di superare con vari risultati, ma che adesso questa contraddizione, come si vede, è esplosa in modo per certi versi drammatico. E quindi il pensiero di Marx, secondo me, aiuta.